L'ho fatto vedere oggi apposta col borsone che tutti possiamo avere, l'ho riempito con l'acqua. L'importante è importante spingerci al cedimento con ogni serie, ok? Perché sappiamo che la crescita muscolare fino alle 30 ripetizioni può avvenire abbastanza efficacemente, quindi voi provate a trovare un carico con cui non superate le 30 ripetizioni, ma comunque se le doveste superare spingervi sempre al cedimento, perché sono quelle ultime ripetizioni che vanno a reclutare tutte le fibre muscolari. Da Dubai, oggi piove, non sembra il massimo, speriamo che dopo diventa un pochino meglio perché almeno possiamo andare in spiaggia. Comunque, solita routine, come sempre, lo sapete ormai, caffè, lavoro e poi vediamo se esce il sole, andremo in spiaggia. Faccio questo, raga. Allora ragazzi, sono le 10.35, come vedete, vi faccio vedere la spesa che mi sono preso. A proposito, vogliamo dire Sammy, che sta ancora a dormire. No, ma lui c'ha un sacco di lavoro da fare, ragazzi, commentate sotto. Sammy, c'ha un sacco di lavoro da fare. No! 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 E niente, uva, solita che mi prendo perché è quella che costa di meno. Sono preso un caffè americano che ha 5 calorie. Ci ho aggiunto un dolcificante e un goccio di latte. Cheers. Bottiglia di acqua in plastica perché non mi fido di bere l'acqua da rubinetto, non è tanto buona. E poi mi sono trovato questo yogurt greco. Finalmente ho trovato una marca buona, 0% grassi e alla fragola. E ho guardato anche i macros, controllo sempre. Questo per 100 grammi c'ha 8 grammi di proteine, quindi vuol dire che è effettivamente yogurt greco. State attenti perché alcuni dicono yogurt greco e poi vi fregano e ci sono pochissime proteine. E questo è tutto per la mini spesa di oggi. Qua, ieri sera io e Sammy siamo mangiati una donut in due, ne abbiamo altre 5, magari oggi ce ne proviamo un'altra. Sembrava buonissima. Raga, mi sa che io ho fatto appena una scoperta assolutamente assurda che cambia le carte in gioco. Noi abitiamo lassù. Io sono sceso a farmi una passeggiata sul promenade e guardate che ho trovato qua dietro di me. Una mini palestrina con tutti gli attrezzi per fare dips e trazioni varie. Che magari che dovrebbe essere chiuso al pubblico, però cazzo, qua ci potrebbe stare a fare un piccolo workout. Dips, trazioni, addominali, ci stanno pure le trazioni là per le maniglie. Che taglio. Oh, che figata, sono carichissimo. Lo devo dire a Sam perché nell'altro posto non aveva senso perché c'era troppa gente, quindi ovviamente non riesce a rispettare la distanza di sicurezza. Ma qua, se non c'è nessuno, poi viene di notte, di sera, disinfettano sicuramente. Mamma mia. Ragazzi, stavo mangiando queste grapes dopo che Sam mi ha tagliato i capelli, che devo dire, secondo me non sono usciti così male. Devo ancora finire un attimo di ritoccarli, eh. Sono un po' più corti del solito. Ok. Visti così, ho visto così, allora qua praticamente devi cambiarlo, però anche la luce qua è molto forte, quindi sembra molto boro. Di qua è meglio, secondo me magari se andiamo qua. Com'è? Troppo male? Non lo so, boro però, secondo me mi piace, per ora, poi se mi farà gli ultimi ritocchini. E vabbè, siamo un po' strani, ragazzi, l'abbiamo detto. Comunque volevo solamente aggiornarvi dicendovi, mi sto mangiando mezza di questa uva e poi vado ad allenarmi al parchetto di calisthenics qua sotto e vi parlo meglio di quello che penso di fare con l'allenamento in questo momento. Ragazzi, guardate che greve i lampi, cazzo, Dubai. Li state vedendo? Assurdo. Assurdo. Sammy, hai visto quanti lampi che ci sono? What the fuck? What the fuck? Assurdo. Però la vista è stupenda, guardate. Però il cielo sta impazzendo. E come non rende? Ragazzi, io dovevo andarmi ad allenare, ma c'è una bufera che non ho mai visto. Ma vedete la nebbia, la foschia? E guardate. Ragazzi, è finimondo a Dubai. Oh mio Dio. Ragazzi, qua non c'è il coronavirus ancora, ma... cioè, vedete? Madonna, mi sto bagnando tutto. Cioè, aspetta, è pure sporcata qua. Mamma mia. This is stupid. Look at that. Oh my god. Yeah. No, non ti... cioè, che greve. Oh,
Comunque, comunque zì, devo dire che questi capelli sembrano un fungo. E basta. No, sembra dai, raga. No, li devo ancora finire, però dai, commentate sotto. Secondo me sono usciti bene. Sembra un fungo. Sono in. Cioè, li devo ancora finire, però secondo me ci stanno, dai. Vabbè. Commentate, fateci sapere. Eh già, mi sa che l'allenamento domani. Che palle. Veramente volevo andarci. Sa che dovrò mangiare invece. Sì, strani sti capelli comunque. Oh. Un fungo, cazzo. No. Ora, raga, ufficialmente, se apro qua, non si vede niente, cazzo. Ma non ho mai visto una cosa così. Cioè, l'avete mai visto? Non si vede più niente. Ragazzi, per cena di oggi mi mangio i rimasugli di ieri. Ci verso un po' sopra questa salsa barbecue sul pollo, la pita e le carotine. Non troppa però. Eccoci qua, benissimo. I'll dig in. Sto guardando anche il vecchio video di Guzman di quando era super shredded, mamma mia. Ragazzi, siamo giunti alla porzione del video workout. Qua, come avete visto, ho preparato un borsone. Mi raccomando, screenshottatelo e provatelo se siete a casa. Questo è un allenamento full body che possiamo tutti fare con un borsone. Basta che lo riempite con le bottiglie d'acqua in base al vostro livello. Magari alcuni di voi non ne hanno bisogno, magari altri hanno molto bisogno. Volevo praticamente creare un allenamento, un circuito full body che ognuno di noi potrebbe fare a casa senza attrezzi, solamente il borsone. Iniziamo subito qua, come vedete, un incline weighted push-up. Guardate, dovete trovare la forma corretta. Una cosa importantissima nell'allenamento da casa è installare una buona mind-muscle connection e sentire lavorare il gruppo muscolare giusto. Come vedete lì, quindi stavo toccando, qua è Sammy che fa lo scemo, stavo toccando con lo sterno alla praticamente vasca da bagno. Poi sono passato come secondo movimento a fare un pike press up o push up, e questo fa molto più le spalle e la parte clavicolare del petto. Quindi mentre prima abbiamo fatto la parte esternale del petto e i tricipiti, con quel pike press up andiamo a fare più le spalle e la parte alta del petto. Poi sono passato a fare questi upright rows con il borsone, diciamo che sono un ibrido tra i lateral raise e un upright row. La cosa importante qui è non strattonare ed è veramente usare le mani come se fossero dei ganci. Dovete pensare a portare i gomiti in alto, non pensare alle mani. Poi qua mi vedete fare un borsone, scusate, un row, un rematore con il borsone. Voglio che veramente vedete quanto è ampio il ROM. Praticamente lascio anche quasi uscire le scapole alla fine, tocco a terra con il borsone e poi un altro movimento voglio veramente fare una contrazione in modo da allenare il gran dorsale ma anche tutti gli altri muscoli dorsali, quindi il romboide, il trapezio e queste cose qua. Poi passo a fare il curl con il borsone. Come vedete qua, se dovete cambiare il peso, ovviamente, usate un peso differente. Ho fatto uno con doppie, con le mani insieme, diciamo, come se fosse il bilanciere, e poi ho preferito fare single arm perché non avevo abbastanza carico. Quindi anche voi, in base al carico, decidete se fare con tutte e due le mani insieme oppure un'unica mano. E poi ho provato a fare qua questi squat. Mi sono messo, diciamo, che lo tengo così da davanti perché veramente volete che la schiena rimanga dritta, soprattutto il fondo schiena, per non causare dolori ai lombari. Di conseguenza vedete voi se è meglio che lo teniate in mano, davanti, dietro, vedete voi. Però lo squat era, diciamo, il mio movimento principale per le gambe. Come avete visto qua, molto molto minimalista, ci mettete un 30-40 minuti. Diciamo che uno scientifico l'ho già incluso. Per tutti quelli che hanno acquistato la guida scientifica, c'è proprio un allenamento fatto bene scientifico, upper lower. Chiaramente più attrezzatura avete meglio è, ma volevo farvi vedere che anche solo con un borsone e con delle bottiglie d'acqua possiamo mantenere, se non addirittura costruire, la nostra forma fisica. Io spero che vi sia piaciuto qua questo video, spero sia stato utile. Fatemi sapere se ne volete altri, se volete vedere altri allenamenti non solo con borsone ma magari anche con altri attrezzi che si possono costruire a casa. Io vi ringrazio a tutti, se vi è piaciuto lasciateci un bel like e godetevi il resto del video. Ragazzi, abbiamo finito l'allenamento in casa. Sinceramente vanno bene, il pump è diverso anche parlando con i miei clienti, parlando con Sammy, dato che le ripetizioni sono più alte. Lo stimolo è diverso rispetto a quando magari fate forza o comunque dei carichi più elevati e ripetizioni più basse quando state in palestra. Con le rep più alte, tempi di recupero più brevi, non solo facciamo tensione meccanica, facciamo anche stress metabolico, che è praticamente l'accumulo di agenti metabolici nel muscolo che appunto creano il pump. E secondo me personalmente ci stanno per mantenersi in forma, per sentire di stare facendo qualcosa anche a casa.
Però la verità per me è che mi devo spingere molto di più all'inizio, semplicemente per entrare nella routine, per dirmi vabbè, sai cosa, mi alleno intensamente, perché di base parto con l'idea che non potrò mai allenarmi così intensamente che come quando vado in palestra. È un pochino una limitazione mentale, quindi se ce l'avete anche voi, boh, è normale, ce l'ho anche io, e l'unica cosa da fare è iniziare, è dirsi vabbè, al massimo faccio solo 3 serie, poi appena inizi vedrai che ti viene un po' di pump, ti viene un po' di cose e continui a spingere. Quello che ho fatto vedere oggi è apposta col borsone che tutti possiamo avere, l'ho riempito con l'acqua, e la cosa importante, metto magari adesso, ho messo prima magari il workout, la cosa importante è spingersi al cedimento con ogni serie, ok? Perché sappiamo che la crescita muscolare fino alle 30 ripetizioni può avvenire abbastanza efficacemente, quindi voi provate a trovare un carico con cui non superate le 30 ripetizioni, ma comunque se le doveste superare spingervi sempre al cedimento, perché sono quelle ultime ripetizioni che vanno a reclutare tutte le fibre muscolari e che importano. Vi devo dire la verità, con l'allenamento per ora va bene, me lo sto facendo andare, vorrei troppo andare in palestra, però non si può, e quindi questo è il minimo che mi sento di fare, però con la dieta non sto seguendo troppo bene. E questo lo dico molto apertamente, molto sinceramente. Ora, c'è anche un motivo, non so se ho già fatto il video di allenamento col coronavirus oppure no, non voglio fare niente di estremo, quindi né la dieta né in surplus né in deficit, niente di estremo, perché comunque in questo periodo non abbiamo appunto tutti i carichi a disposizione, magari non possiamo crescere al massimo del nostro potenziale, quindi rimango a mantenimento, alcuni giorni mangio di meno, altri giorni mangio di più, poi magari vi aggiorno esattamente. Questo è tutto, sono contento che almeno mi sono allenato. Sammy per oggi non ha fatto con me. Anche oggi Sammy non si è allenato. Va bene, secondo voi commentate se allenerà dopo. Ragazzi, dopo l'allenamento ho deciso di farmi una cosa che non è né protein fluff né protein shake. Sarà una protein mug cake più o meno. Ci ho aggiunto 2 scoop di questo whey protein al cocco, che è veramente una bomba. E ci ho aggiunto una di queste al cioccolato vegano, così che esce un po' tipo Bounty. Poi lascio qua, ci aggiungo veramente, praticamente facciamo solo una cremina, quindi ci aggiungo pochissima pochissima acqua. Ok, e mischio. E continuo così finché sono felice della consistenza. Ovviamente dovrebbe uscire tipo una cremina, tipo una glassa. Ecco come esce la cremina, come vedete, e questa poi la potete aggiungere o all'avena se ne avete voglia, oppure potete metterla come, diciamo, crema sopra delle gallette di riso, oppure qualsiasi dolcetto fitto, le pancakes, per un po' più di proteine. Ragazzi, Sammy ha deciso di unirsi. Guardate che bestia sta diventata, eh? Dai! Dai un po'! Dai un po'! Sammy, vieni qua, dai, finiamo questo video insieme, che non abbiamo fatto un video insieme da un po'. Aspetta, dobbiamo accendere una luce perché questa no. Oh. Allora, che stiamo a fare? Che hai fatto oggi, ieri? Mi hai fatto tanto, hai editato i video? Sì, la vita qua non è un po', tutto è cambiato da quando comunque le palestre si sono chiuse. Vi trovo un po', credo ci troviamo un po' fuori ritmo. E un po'... Io con la dieta soprattutto. Sì, cioè, la dieta tipo 2 giorni che tipo sto traccio, però tipo mangio più di quello che dovrei e tipo... Però è una cosa che vi ho detto. Però credo quello ci sta, che viene anche con il fatto che le palestre sono chiuse, abbiamo un po' appunto, perso la motivazione. E credo anche quello va un po' su di me. Comunque io ho notato, mi sto svegliando molto più tardi. Prima comunque 8 e mezza massimo, sì, ma sì. Tipo svegliare alle 7. Bellissima, 7 e mezza, quindi adesso mi sto svegliando alle 9, 10, che è un peccato. E però quasi lo fai perché dici tanto. Sì, no, perché prima comunque ci svegliamo, c'è cazzo da fare, usciamo per fare il video, poi andiamo in palestra, poi andiamo a fare questo e quest'altro. Adesso tipo non c'è niente da fare tranne andare in spiaggia. Sì. E tutto il resto è chiuso. E quindi sì, come sapete, cioè non siamo qua a lamentarci, sì, però è solo siccome le palestre sono chiuse e la città è chiusa, noi siamo un po' usciti fuori ritmo, e per quello credo si riflette un po' in tutto. Mi è piaciuta questa cosa, fuori ritmo, se sì, sia totalmente quello. Sì. Anche perché tipo, è vero che come dicevo prima, uno si può allenare in casa e ci sta, perché puoi fare sempre una cosa efficace con tutto, però se sei abituato alla palestra è perché ti piace la palestra, cioè ti piace la sensazione dei carichi pesanti, sì, di avere gli esercizi, gli attrezzi, cavi, tutte queste altre cose.
non lo so, è come dire per un calciatore, ma faccio una cosa stupida, vai. Un calciatore che gioca fuori in un campetto di calcio e poi gli dici, sì, ma puoi giocare pure in casa a calcio, cioè certo. Tipo, sì, posso, però, posso però, palleggiare, posso pure mettere la porta e tirare, però non è la stessa cosa. Però se vuoi tirare forte, mi spacchi la televisione. Esatto, esatto. Sì. E niente, quindi ci tenevo a farvi... io penso che, non so sta cosa dei daily vlogs se la continuo o no, perché comunque noi facciamo sempre la stessa cosa. Però mi è venuta in mente un'idea per il prossimo video che vi dirò. Quindi andate anche sul mio Instagram, perché forse la dirò prima là. E secondo me è una buona idea per sentirci tutti più uniti e riprendere con la motivazione tutti noi. Io spero che qua, perché qua hanno chiuso tutto proattivamente, quindi chissà se aprono presto, una certa. Alla fine avevano detto il 31? Hanno detto il 31 forse marzo. Forse dovrebbero riaprire, forse. Avevano detto che tipo chiudevano, un po' come l'Italia, che hanno detto chiudiamo fino al 3 aprile, però è ovvio che quella era una data tanto per... Comunque i casi qua sono meno di 200, credo, quindi non è neanche vicino a quello. E niente, vediamo. Però ci tenevo quindi a farvi vedere anche un po' Sammy, dato che comunque in questi ultimi giorni siamo abbastanza separati, perché Sammy edita a casa, io provo a uscire e fare altre cose, lavoro fuori. Mm-hmm. Però noi siamo sempre qua e dobbiamo un attimo inventarci quello che vogliamo fare. Pensavo di fare un Q&A, se volete, sì, se volete, sì, facciamo così. Se andate su Instagram, uno dei prossimi giorni faccio chiedo le domande per fare un Q&A e ci potete chiedere tutto quello che volete. Yes. Dai ragazzi, io vi ringrazio di cuore, stay strong, fateci sapere se vi è piaciuto questo video con un bel like, lasciateci un commento con Sammy Fro, no scherzo, final chat, hashtag final chat, Sammy Nero, e se state ancora qui raga, veramente, siete bombe, siete voi grandi, ricordatevi Kaizen sempre, miglioramento continuo, change for the better, e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao raga. Sì, lo fai sempre comunque questa cosa. Ma faccio troppo. Sì, ma vedete troppo. Ma tipo che gente dovremmo fare? No, la thumbnail. No, è che non so che è tipo, non lo so. Raga, praticamente noi facciamo il video e poi... Sì, e poi pensiamo a... Devi pensare alla thumbnail figa per YouTube e il titolo. Sì. Quindi non la sappiamo, quindi la faremo un'altra volta. Ok. Ma non faccio più. Sì, io sono più grosso di te comunque. Ma sei enorme, cazzo. Però c'è il pump. C'è il pump. Sì.